Benvenuti nel nostro videocorso con cui vedremo come creare una bella galleria fotografica con il programma J-Album. Avviamo il programma con un doppio clic e attendiamo che si carichi. A questo punto, se ci dirà che un aggiornamento è disponibile, possiamo anche cliccare su No, potendo fruire comunque di una versione sufficientemente aggiornata, soprattutto se l'avremo scaricata dal sito internet ufficiale del programma www.jalbum.net. Se la finestra si presentasse in nero, errore temporaneo che può accadere con Windows 7, consiglio di ridurre ad icona la finestra, e quindi si porta in basso nella barra delle applicazioni, e poi di fare un clic per riaprirla. A questo punto, come aggiungere le foto all'interno della nostra galleria? Un clic su Add al centro o un clic su Aggiungi. A sinistra clicchiamo per indicare la cartella nella quale si trovano le nostre foto, due clic sul contenitore che ci interessa, tasto CTRL della tastiera premuto, mentre con un clic selezioniamo più foto da inserire nella galleria. A questo punto confermiamo l'operazione con un clic su Apri. Se ci capita, come in questo caso, di avere un riquadro nero, errore temporaneo, io vi consiglio di, vicino all'orologio a destra, cliccare sul pulsante rettangolare, vedete che è verticale e stretto, con scritto Mostra Desktop, così da tornare alla scrivania. Ricliccare sulla rana. Ed ecco che superiamo agevolmente anche questo eventuale errore di finestra nera che vi può essere. A questo punto ci chiede di dare un titolo al nostro album e lo chiamiamo Foto Miste. Se vogliamo possiamo aggiungere anche una descrizione. Clic, raccolta personale di foto miste. E confermiamo con un clic su OK. Verranno automaticamente importate nel programma. Siamo a metà dell'opera. Ora però dobbiamo scegliere quale grafica dare alla nostra galleria. Ed allora ci basta utilizzare queste due tendine, Skin and Style. La prima tendina, Skin, ci permette di scegliere la pelle, quindi la veste grafica della nostra galleria. Ci sono dei nomi assolutamente indicativi in inglese. Noi clicchiamo e scorrendo su ciascun nome vedremo in anteprima come si presenta la galleria. Per esempio, se io clicco su Photobox, o anzi, se mi soffermo su Photobox, osservo di già l'anteprima nel riquadro. La clicco. In basso nella seconda tendina Style, in base a cosa ho scelto di sopra, ho le variazioni cromatiche, quindi le diverse tinte. Clicchiamo per esempio sulla prima tendina Skin, e prendiamo Turtle, tartaruga. In questo caso la galleria ci sembra nera, clic. Passiamo di sotto dove c'è scritto Black, ed ecco che abbiamo a disposizione tutte le differenti tonalità. Per esempio, prendo questa che ricorda molto il sughero di una bacheca. Clic. A questo punto la galleria è quasi pronta, anche se ancora non la vediamo, e per generarla clicchiamo semplicemente sul bottone Genera Album e aspettiamo che il programma termini il suo lavoro. 8 di 8, quindi 8 foto montate. Clicchiamo su Anteprima se vogliamo vedere l'anteprima di quello che abbiamo fatto. Upload, che non useremo in questa circostanza, servirebbe perché la galleria creata è già pronta anche per essere pubblicata su internet e quindi diventare un mini sito. In questo caso noi chiudiamo con X. Chiudiamo ancora con X. Cliccando su No, perché non vogliamo salvare il progetto, ma il nostro lavoro si considera concluso. Come richiamare ora la nostra galleria? Allora, apriamo Documenti e scopriamo che dentro la cartella Documenti il programma ha creato in automatico una cartella dal nome My Albums. My Albums è una cartella già fatta dentro i documenti in cui trovo le gallerie che ho appena creato. Nel nostro caso si chiamava Foto Miste.
due clic per aprirla. Qui ho le miniature delle foto utilizzate e poi ho una cartellina che si chiama Album. E quindi faccio ancora due clic su Album. Qui trovo uno strano insieme di icone, perché mi aspetto di vedere delle immagini, ma invece ho solo dei nomi in elenco. Come mai? Perché la struttura che il programma mi offre è esattamente quella di un piccolo sito internet, e ciascun sito internet ha una pagina principale, facilmente riconoscibile perché si chiama sempre Index, ed è la prima Index, cioè indice. Quindi, abbiamo aperto la cartella My Albums, che è situata nei documenti, abbiamo aperto la cartella Album, e qui facciamo due clic sulla icona Index, che ha la forma del nostro browser, cioè del nostro programma predefinito per andare su internet. Clicchiamola con il doppio clic tasto sinistro. Si apre il nostro programma browser di riferimento, in caso Google Chrome, ma ovviamente funziona con qualunque programma per andare su internet, tra cui il noto Internet Explorer, ed ecco la nostra galleria comoda ed accattivante. In basso ho le miniature, quindi cliccando su una miniatura vedo la foto ingrandita. L'immagine 1 automaticamente diviene la copertina. Il titolo della galleria va in alto, la descrizione della galleria appena sotto. Il pulsante triangolare inizia presentazione con un clic, mi consente di avere una galleria che automaticamente scorre da una fotografia dall'altra. Un modo davvero bello di consultare le foto rispetto a quello tradizionale. La galleria arriverà al suo naturale termine, dopodiché mi domanderà cosa intendo fare. Vedete che ora stiamo scorrendo e siamo al faro. Ora è il turno dei pinguini. Dei bei papaveri gialli, anzi tulipani gialli. Dopodiché, all'ultima pagina, dove andiamo ora? Inizio e torno al principio, indietro alla pagina home, la prima pagina, o indietro a indice, index. Con indietro a indice, ecco le nostre foto. Dopodiché noi clicchiamo con X e abbiamo chiuso il nostro programma per andare su internet e abbiamo così visualizzato la nostra galleria. Ora, dentro documenti, apro la cartella My Albums, apro la cartella Foto Miste, che è il nome che avevamo assegnato, e se io voglio trasferire ad un amico, a un familiare, il mio lavoro, è sufficiente che copi, per esempio, su una chiavetta questa cartellina dal nome Album. Una volta aperta, nostro familiare o amico dovrà poi fare due clic sul nome Index per vedere i frutti del nostro lavoro. Buon divertimento!